Potrei partire col dire che sono innamorato del mio paese, amo l'Italia e sono felice di essere qui a Roma a sperimentare ancora una volta, dopo l'esperienza fatta con Bellini e con Lotto, questa su Tiziano. La luce è un elemento che ci affascina, è parte della nostra vita e soprattutto dopo la scoperta delle neuroscienze, fatta tra l'altro da un italiano, Giacomo Rizzolatti, noi stiamo applicando questi principi dei neuroni specchio, quindi dell'immedesimazione nell'osservazione dell'opera d'arte utilizzando questo strumento, la luce. Posso dire che con l'arrivo delle neuroscienze quello che l'illuminotecnica sosteneva, cioè una luce tecnicamente risolta e pensata per le cose e i luoghi, forse diviene meno interessante, perché c'è una grande differenza tra la luce fisica misurata e la luce invece percepita dalle persone, da noi, visitatori di una mostra per esempio. Quindi il futuro prevede che la luce percepita sia un elemento di progetto nella disciplina del lighting designer. Le neuroscienze ci aiutano a questo, diventano nostra materia di lavoro. In questa mostra, per esempio, alcuni fasci di luce bianca vengono scissi in parti diverse, si appoggiano sulle superfici pittoriche, entrano nei nostri cervelli che le elaborano attraverso il foro dell'occhio, si ricompongono in una dominante cromatica e in una rispondenza cromatica e ci danno l'immagine. Quindi le neuroscienze ci dicono: attenzione, gli uomini vedono col cervello prima che con gli occhi. Devo dire che oggi siamo arrivati ad una evoluzione dell'esperienza fatta con Lotto, perché i nuovi apparecchi che abbiamo sviluppato per leggere queste opere hanno una personalità. Ognuno di questi apparecchi può essere, ha un nome, può essere chiamato, può essere comandato e può regolare la sua emissione di onda luminosa secondo i parametri che insieme con storici delle arti e fisici abbiamo messo a punto. L'esperienza è coinvolgente, interessante e per la prima volta abbiamo organizzato qui alle Scuderie una sorta di camera della luce. Prima della mostra ci sarà una sorta di laboratorio dove 80.000 persone potranno visionare una copia in altissima risoluzione dell'opera che vedete alle mie spalle sotto diverse illuminazioni, una tradizionale e una sperimentale, quella che stiamo usando in mostra. E questo sarà il primo bagaglio, il primo mattone che ci servirà a portare questa esperienza in giro nel mondo per capire cosa stimola gli umani nella visione di un'opera d'arte grazie alla luce. Dietro di me potrete vedere l'opera, come può mutare nella sua percezione, nella sua cromaticità, grazie a questo nuovo sistema sviluppato da un'azienda italiana con la quale siamo molto fieri di aver collaborato. Questa rivoluzione cambia tantissimo il modo di concepire la luce negli spazi architettonici. Tocca il benessere, tocca la nostra capacità di essere, di percepire i nostri spazi e di interrelazionarci. Le neuroscienze sono anche alla base fondamentale di quello che è la rispondenza tra quadri, ambienti d'arte, gallerie e sistemi espositivi. In effetti, un tempo un buon illuminotecnico risolveva una mostra. Oggi è necessario il curatore, il conservatore, anche l'archeometrista, insomma un team, un lavoro di gruppo, un gruppo che si occupa di risolvere, perfezionare, capire e penetrare appieno il rapporto che c'era tra l'idea primaria dell'artista Tiziano e ciò che è l'aspettativa del visitatore, anche un po' l'immaginario. Ciò che desideriamo vedere, vogliamo emozionarci oggi andando in una mostra, non solo guardare.